qui in queste condizioni oggi, capelli sporchi, perché sono il mio incentivo per allenarmi oggi, ma volevo filmare questo video anche perché è l'ultimo momento che ho disponibile prima dell'anno nuovo. E quindi vi beccate una Silvia con capelli sporchi, struccata, quasi pronta per allenarsi. Comunque, come avrete dedotto dal titolo, come dirà il titolo, questo video è il video che faccio ogni anno. Ma sì, zoomiamo un pochino così. No, aspetta, troppo. Perché ho una squadra di calciatori dietro la testa? Quest'anno ha segnato in maniera negativa tanti, tanti di noi, tanti purtroppo hanno perso persone care, hanno perso il lavoro, vivono una situazione di disagio. Però io in questo video vorrei cercare di concentrarmi su ciò che quest'anno, nonostante tutto, ci ha portato di positivo e ciò che possiamo trarre da quest'anno come insegnamento per il resto della vita. Diciamo che è un po' il mio tratto distintivo, data anche un pochino la mia storia, cercare di trarre insegnamenti da errori o da situazioni negative del mio passato, cercando di rigirarle e capire come convivere con questa situazione negativa e imparare cose nuove da questa. Quest'anno in particolare mi ha restituito un pochino il senso della vita, mi ha permesso di rallentare. Rallentare dal punto di vista di foga del dover fare. Io sono sempre stata una che deve fare, fare, brigare, essere sempre lì a avere qualcosa in ballo, non essere mai contenta, essere sempre a cercare di fare qualcosa e questa cosa mi aveva segnata particolarmente, mi ha segnata particolarmente negli anni passati perché questa mia foga di fare mi portava a svegliarmi alle 5 del mattino, non dormivo, ero sempre agitata, ero sempre in ansia, cioè vivevo in questa completa e continua ansia del dover fare. E invece quest'anno mi ha permesso di rallentare, capire ciò che veramente conta nella vita, cioè sì, il lavoro, sì, il dover fare, ma anche prendermi cura di interessi un pochino più profondi della mia anima, di ciò che mi circonda, pensare un pochino di più al mio futuro, ciò che voglio fare. E verso la fine dell'anno, da settembre in poi, ho rallentato. E infatti ho cominciato a svegliarmi alle 7:30, alle 8, dormo di più. Sono una persona molto più pacata, rilassata e serena. Un'altra cosa che mi ha insegnato è apprezzare di più la mia vita. Prima, o in questi anni comunque, tutto era dato per scontato, dal semplice uscire, fare, viaggiare. Vivevamo tutto con un pochino di apatia, tutto ciò che ci veniva incontro lo accoglievamo senza particolare entusiasmo, perché doveva essere fatto, perché doveva accadere, eccetera. Invece penso che quest'anno ci abbia restituito veramente tanta consapevolezza sul valore della nostra vita, sul cercare di rendere importante ogni singolo momento, tutto ciò che ci accade e ci ha anche riconsegnato l'apprezzamento verso le piccole cose. Io personalmente mi sono riavvicinata tanto alla natura, alla campagna, la mia campagna dove sono nata e cresciuta praticamente, e diciamo che questo adesso mi porta nei miei progetti futuri per quest'anno. Ho un grande sogno. Il grande sogno è quello di ristrutturare la mia casa in campagna, renderla un pochino la casa della vita, dove potenzialmente poter crescere la mia famiglia, perché io sono fiera di come sono cresciuta, delle mie radici e del fatto di essere cresciuta in campagna ed aver vissuto lì fino all'età di 6 anni. Poi mi sono dovuta trasferire in città, ma se non avessi dovuto farlo, avrei continuato a vivere lì e penso che la vita in campagna mi abbia veramente segnata nello spirito, per come sono ora, non lo so come, però sento
che ce l'ho dentro e vorrei tanto che i miei figli in futuro crescano con queste stesse emozioni, la capacità di arrangiarsi, vivere con il giusto, crescere più a contatto con la natura che con la città, la mondanità. Insomma, vorrei questo per la mia famiglia. Sogno anche di ricongiungermi un pochino con i miei nonni e quindi vediamo adesso come si svilupperà la cosa. In teoria vorremmo fare questa cosa del 110% perché la situazione possibilmente si può prestare. Per fortuna l'hanno esteso anche al 2022, quindi vedremo. Però quello è il mio grande sogno. Per ora, prima renderla la mia casa e poi eventualmente vedere di farci qualcosa, anche magari coinvolgendo voi, portarvi un pochino nel mio mondo, insomma, diciamo che un bel progettino ce l'ho anche in testa, però in primis sarebbe la mia casa, quindi eventualmente sarebbe voi che venite a casa mia e sarebbe bellissimo. Ho altri sogni, tra cui scrivere almeno un libro. Lo so, direte, tutti scrivono libri, sì, però io lo voglio proprio scrivere di mio pugno, un pochino sulla mia storia, un pochino su come mi sto evolvendo. Mi piacerebbe anche scrivere qualcosa sull'influencer marketing, quindi utilizzare anche i miei studi di economia e diciamo che questi sono i miei due sogni principali. Quindi per me il 2020 è stato l'anno della consapevolezza. Dove ho ritrovato me stessa, dove ho veramente smesso di autogiudicarmi. Voi non avete idea veramente di tutte le pare mentali, le seghe mentali che mi facevo prima di fare qualunque cosa, prima di dire qualunque cosa. Adesso ho semplicemente abbracciato chi sono e è stato veramente liberatorio. E l'ho fatto sia sui social che nella vita normale, ma ve lo giuro soprattutto con me stessa, perché io penso che non ci siano peggiori critici di noi stessi. Infatti, a tal proposito, un consiglio che mi sento di darvi: se vi sentite giudicati, se vi autogiudicate, è scrivere un diario. Scrivete su un diario, su una pagina, su un foglio di carta, ciò che provate. Che sia un pensiero negativo o positivo nei vostri confronti, vi dirò un segreto. La pagina di diario non potrà mai giudicarvi. Cioè, se voi su un diario scrivete: sono una figa della Madonna, sono una grande persona, sono una persona stupenda, il diario non vi dirà mai: che cazzo dici? Non è vero. Chi credi di essere? Cioè, no. E non succede. E il diario non potrà mai pensarlo. Ed è bellissimo. E impareremo anche noi a leggere quelle parole e non pensarlo a noi volte a noi stessi, perché è una cosa che probabilmente, non so voi, ma io, se leggessi delle mie parole scritte così, direi: oddio, ma chi ti credi di essere, Silvia? Perché io tendo a autogiudicarmi. Però sto imparando a non farlo e il diario mi sta aiutando tantissimo. E vi dico che poi tendenzialmente se impariamo a non autogiudicarci, anche gli altri, non dico che smetteranno di giudicarci perché ciò non accadrà mai, però noi tenderemo sempre a dare meno importanza al giudizio altrui. Boh, ragazzi, non lo so, io so che ogni tanto sbarello e incomincio a parlare a vanvera, però spero di nulla, di aver fatto quattro chiacchiere con voi, di avervi trasmesso un pochino delle mie intenzioni, di ciò che voglio fare, dei miei sogni per il futuro, sperando che non rimangano solo sogni perché ho veramente tanta voglia. Mai come quest'anno mi sento di aver trovato qualcosa di tangibile che in realtà secondo me è ciò che stavo cercando da anni. Nel mio mondo tutto è digitale, tutto è variabile e secondo me aver trovato questo punto fisso nella mia vita verso cui lavorare mi darà tanta calma negli altri miei ambiti della mia vita e un senso,
che forse è un pochino quello che stavo cercando da tempo, dare un senso a tutto ciò che sto facendo, arrivare ad avere un ambiente in cui posso riunire tutto il mio mondo social, portarlo lì e creare qualcosa che dia significato a tutto. Basta. Io vi auguro un fantastico 2021. Sono sicura, sicura che sarà meglio del 2020 e vi auguro veramente di avere un sogno, perché non è facile avere un sogno. Non è facile capire, volere qualcosa e dire sì, io voglio fare quello. Io sono anni che cambio sogni dalla mattina alla sera, mi sveglio con un sogno e dico lo voglio fare, arrivo alla sera e dico ah, no, non mi cambio più, perché cambiare e cambiare idea è normale, è giusto, è legittimo e ci sta continuare a perseverare nella ricerca del proprio sogno. E quando lo troverete e sarete convinti di averlo trovato, vi auguro di riuscire a lavorare verso quel sogno e essere felici nel poterlo realizzare. Speriamo in un 2021 migliore e possiamo dire addio a questo 2020. Ciao a tutti ragazzi, grazie per la visione, noi ci vediamo l'anno prossimo. Vi voglio bene. Ciao!